buon 8 dicembre, siamo qui, una giornata molto particolare, siamo ad Isola Verde di Chioggia a vedere direttamente quelle che sono le ricadute di questa pessima giornata, di questi giorni di maltempo. Come potete vedere il mare in calza, qui la spiaggia è stata letteralmente portata via dal mare, questo è il livello, questo è lo scalino, guardate, è arrivata proprio sotto il chiosco. Qui ci troviamo proprio dove durante la stagione estiva c'è il clou di quella che è la vita, l'attività del chiosco. Gli spazi dove in qualche modo la spiaggia sviluppava la sua attività sono stati letteralmente portati via. La situazione è grave e drammatica, si ripete ogni anno e ogni anno si ripete sempre peggio. Porteremo in maniera puntuale all'attenzione della nostra giunta, del nostro consiglio regionale, una richiesta molto esplicita, articolata in tre proposte. Uno, tempistiche certe per il rifacimento, che non si arrivi più ai lettini in spiaggia con i tubi del rifacimento sotto che lavorano. Due, se c'è volontà di una soluzione definitiva. È inutile ogni anno ricorrere la manfrina del rifacimento e non pensare a una soluzione definitiva che porterebbe a lungo respiro anche un risparmio in termini economici. Oltretutto anche un rifacimento che non sia solamente un rifacimento ai fini ambientali, ma che si comincia a pensare che il rifacimento è anche ai fini turistici. Non solo mettere la sabbia laddove è l'interesse ambientale, ma anche dove è interesse turistico, che le cose viaggino insieme, l'uno non escluda l'altro. E terza vicenda, visto che si parla tanto di questi soldi, di questa opportunità europea del Recovery Fund, visto che già a livello regionale si comincia a pensare a fare ragionamenti su come utilizzare queste importanti risorse, come spenderle, e di pensare se ci possa essere anche da lì la possibilità di prendere questi famosi soldi del Recovery Fund per pensare a una soluzione definitiva per il litorale veneto, soprattutto per il litorale di Chioggia e Sottomarina, che nella parte di Isola Verde vede la sua impennata in termini di territorio martoriato, che però non è da meno anche in alcuni tratti proprio del litorale di Chioggia. La vicenda è questa, la situazione è questa, guardate. Qui d'estate ci sono i lettini, ora non c'è più niente. Intervenire subito, intervenire presto. Non ci sono località di serie A e di serie B. Attenzione, di primo livello il nostro turismo, visto che è un brand che ci vantiamo di vendere per il mondo. Buon proseguimento, buona giornata dell'Immacolata, noi andiamo a casa perché piove.